per Hojlund che la protegge bene, poi fa l'inserimento del connazionale Mele, vanno a vuoto sia Mele sia il giocatore dell'Empoli che era andato a contrastarlo, Bairami. Il pallone che viene recuperato ancora però da Scalvini, Scalvini che lo mette in aria per l'inserimento di Combiner, sale indietro ancora Lunkman, tiro rimpallato a Atebur, rete, e c'è il vantaggio dell'Atalanta che si porta avanti con Atebur, pallone rimasto a lungo nell'area di rigore, e quando tieni troppo dentro l'area di rigore una squadra più forte, dai e dai, il gol lo prendi, pur senza strafare, sembrava nell'aria davvero questo gol dell'Atalanta. Sì, che si stava organizzando, ma c'è ancora un errore difensivo da parte dell'Empoli all'interno dell'area di rigore, era in superiorità, stava giocando con 4 giocatori azzurri contro 2 dell'Atalanta e hanno avuto la meglio i giocatori di Giampiero Gasperini. Chi non era riuscito a tenere la ripartenza di Koopmeiers è stato proprio Bairami, che in velocità si è fatto bruciare dal numero 7 dell'Atalanta, e da lì è partita tutta l'azione della formazione bergamasca. E che è stato bravo a seguirla. Rollo va a terra un giocatore dell'Empoli, non c'è niente, non protestano neanche quelli dell'Empoli, può ripartire ancora Hojlund per l'Atalanta, un po' macchinoso nel mettersi in movimento, però poi bravo in progressione, lascia sul posto Valukiewicz che rinviene su di lui, ancora Hojlund che vede l'inserimento da parte di Pasalic che cerca il passaggio, un rimpallo, palla che torna ancora però sul piede di Pasalic, poi ancora centralmente per Lukman, Lukman che si accentra, serie di dribbling, conclusione, rete, e Lukman segna ancora il gol al 13° minuto, ci ha provato insistentemente con i dribbling, ha calciato Vicario coperto dai suoi, palla che è entrata in porta al 13°, Lukman va al raddoppio, ero curioso di vedere se l'esultanza sarebbe stata la stessa del solito, sia con gli occhiali dopo quella ammonizione che divenne un'espulsione a Udine da parte dell'arbitro Doveri, che forse ha male interpretato il gesto di Lukman, non mi sembra che stia più esultando così, facendo fede al suo nome.